Bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer 17, ragazzi. Oggi vi mostro come attivare il ray tracing su Metro Exodus. Questo gioco è veramente splendido, strepitoso, favoloso, ma da mangiarselo subito perché io ho finito il gioco in 18 ore. Ok, detto questo, vi spiego come attivare il ray tracing su Metro. Allora, per chi ha la scheda video, basta andare sul pannello GeForce Experience. Per chi ha la scheda video AMD, andate sul suo software, perché io di AMD non so nulla, quindi so solamente che vi dà un software dove andare lì e registrare, fare quello che vi pare. Ok, ragazzi, detto questo, devo vedere una cosa. Ok, andare sulla copertina di Metro, dettagli, impostazioni e boostare al massimo. Quindi applica. Ecco, come potete vedere, ho attivato tutto, tutto, la luce, l'ombra, la grafica, tutto bello, 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 favoloso. Però il ray tracing io non posso attivarlo a causa della mia scheda video 1060 Super, perché non riesce a sostenerlo, non riesco a giocarci con il ray tracing attivo. Detto questo, vi auguro una buona visione, perché vi mostro un paio di scene che ho registrato. Più che scene, ce n'è una sola dove ho attivato il ray tracing e un'altra scena dove gioco senza il ray tracing, quindi per fare una differenza. Quindi, detto questo, grazie a tutti per la visione e godetevi quelle scene. Quindi lascia like, iscriviti al canale e gioco è fatto. Avete fatto tutto, quindi ciao, godetevi quelle scene. Ciao. Perché quelle Ci troviamo a un bivio, per così dire, e tutti non possono fare altro che chiedersi: e ora che strada dobbiamo prendere? Già, è il genere di risposta che mi aspettavo da te. Ma hai reso l'idea. Allora, il contatore funziona. L'hai controllato? Sì, tutto verde, ho verificato. Anche quello di Stefano è verde. Non ci servono le maschere qui. Allora, stavano dicendo la verità. Chi stava dicendo la verità? Perché non mi rispondi? Chi era quella gente che voleva ucciderci? Perché erano pronti a spararti? A te, il comandante dell'ordine! Ci devi una spiegazione! Beh, meglio togliersi questo dente fin da subito. La guerra non è ancora finita. In che senso non è finita? Ora ci arrivo. Gran parte delle nostre città è distrutta e il resto del paese, con molta probabilità, è in mano al nemico. Per evitare nuovi attacchi nucleari contro di noi, il comando ha optato per l'unica soluzione fattibile: fingersi morti. E per mantenere il silenzio radio, hanno creato il sistema Scudo, una rete di disturbatori che copre Mosca e tutti i suoi dintorni. L'hanno creato per evitare che qualche radioamatore troppo zelante scatenasse una pioggia di bombe sulle nostre teste. È proprio uno di questi disturbatori che è stato disattivato da qualcuno qui presente. E non avresti potuto dircelo prima! Prima che Artyom portasse fuori quella radio esponendosi a tutte quelle radiazioni! No! Io stesso l'ho saputo soltanto 6 mesi fa, con l'avvertimento che se avessi parlato mi avrebbero ucciso. Così ho detto a tutti che si trattava di una stazione meteorologica. Con il dovuto rispetto, signore, se non possiamo tornare indietro, forse dovremmo andare avanti. Io avrei un'idea, ma Artyom, invece di continuare con la tua silenziosa disapprovazione, controlla le frequenze radio. Ora dovremmo essere fuori dalla portata dei disturbatori, perciò potrebbe valerne la pena. Cerca trasmissioni provenienti dall'altra. Ora capisci perché il comando adesso ci considera dei traditori. Avrebbe mai detto. Siamo arrivati. Novosibirsk. Spero proprio che stavolta non ci ritroveremo tra i pazzi. I ponti sono intatti e le radiazioni stanno raggiungendo picchi ridicoli. Mi sa che stavolta non ci saranno svitati in giro.
Anche le case sono intatte. Sam, cosa mi dici delle radiazioni? Sono 8 volte più alte che a Mosca, in costante aumento, colonnello. Mi sa che non ci conviene stare troppo all'aperto. Sei pronto, Artyom? Seguimi! Buona fortuna, conti pure su di noi. La situazione si presenta più complessa del previsto, ma il tempo scarseggia, perciò adotteremo un approccio diretto. Così, ci sarà un'altra occasione. Un momento di attenzione, per favore. 6 mesi di viaggio e 4.000 chilometri alle spalle. Non si può dire che sia stato facile. Duke, Damir. Però, ragazzi, c'è una cosa che non posso più tenervi nascosta. Dopo un attento studio delle mappe satellitari che abbiamo ottenuto, e dopo lunghe riflessioni, abbiamo trovato un posto in cui poterci stabilire. È una valle lungo un fiume, c'è una foresta e anche una centrale idroelettrica. Inoltre è lontana da aree densamente popolate, il che, come il nostro viaggio ha dimostrato, è molto importante. Si trova a circa 2 giorni di viaggio, perciò... Beh, complimenti a te! Sì! Sì! Tuttavia, oggi non c'è solo questo all'ordine del giorno. Stefan, Katia... Oh, anelli! Stefan, Katia, ripetete dopo di me. Io accolgo te come consorte. Io accolgo te come consorte. E prometto che ora e in futuro... Nella e buona e nella cattiva sorte. Nella buona e nella cattiva sorte. Ricchezza e in povertà. In ricchezza e in povertà. In salute e in malattia. In salute e in malattia. Ti amerò e ti onorerò finché morte non ci separi. In qualità di capitano di questa nave, io vi dichiaro marito e moglie. Vi auguro una vita lunga e felice. Oe! Corco!